Mattia è un punto di riferimento. È sempre un amico che manca molto. A parte che ogni cosa che succede dico, chissà Mattia qui che avrebbe detto del Covid, chissà Mattia, quindi ogni volta è come se cercassi di pensare con la testa di Mattia, non ci riesco E ovviamente. direi che oggi più che mai è un autore che manca molto. Un amico fraterno, uno scrittore fraterno. Mattia era uno che aveva un rapporto esclusivo con ognuno di noi e per questo ognuno di noi ha un'idea di Mattia. Quelli che appunto hai voglia, quando hai finito un libro, di chiamarlo al telefono in qualsiasi momento. Il tutto però con un minimo comune denominatore che è la grande lezione di Mattia, per come è passato su questa terra, per la gioia di vivere e l'amore per le cose belle. Lui aveva proprio un modo di intendere la vita con un grande senso di gioia. Entrato nella mia vita tardi, ma vorrei che continuasse ad andare avanti adesso, lungo la sua strada, perché la sua strada è lunga. Non riesco a usare il passato nell'imperfetto, qualsiasi verbo legato a Mattia è legato al presente, e al futuro. Pur non essendoci più, rimane la cartina di tornasole rispetto a molte mie decisioni, scelte di atteggiamenti da avere. Mi dico spesso, come avrebbe fatto Mattia? Quello che ha rappresentato per noi amici e per noi attori, e chiedo venia per inserirmi in questa categoria, è infinito. Mattia è una di quelle persone che quando lo leggi è esattamente come l'hai conosciuto durante una cena, durante un pranzo, prendendo un caffè. Ho scritto anche un pezzo su di lui dicendo la parola tormento, perché era la persona più tormentata del mondo, si tormentava per qualsiasi cosa e questo me lo rendeva molto amabile, molto.